Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Signore Gesù, ti preghiamo, manda tutti quanti noi il tuo Santo Spirito, perché Lui, l'anima interna della tua parola, quello che ci permette di cogliere nelle parole umane la tua parola divina e di ricevere le tue rivelazioni. Signore Gesù Cristo, ti preghiamo, il tuo Santo Spirito invadi i nostri cuori, la nostra mente, e ci faccia entrare nel mondo di Dio, per Cristo nostro Signore. Bene, allora, stasera cominciamo qualcosa di molto bello, di meraviglioso, e spero che sia davvero utile per la vita di tanti. Si sente? Allora, qua. Online, vuoi sapere se l'audio è sufficiente? Vediamo. Allora, gli strumenti per la catechesi biblica numero 1, la Bibbia. Testo, quello ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana, l'ultima traduzione. Se si ha qualche Bibbia un pochino più vecchiotta, va bene lo stesso. Possibilmente la Bibbia di Gerusalemme, perché nella Bibbia di Gerusalemme abbiamo una facilitazione, perché una Bibbia fatta apposta per la lettura di voi laici, con tante note esplicative, con tanti riferimenti che ci permettono di andare da altre parti della Bibbia per la sua comprensione. Bene, affrontando la Bibbia affrontiamo qualcosa di meraviglioso e di grande. La Bibbia è stata scritta nell'arco di oltre 1000 anni, quindi non è, non so come Alessandro Manzoni, che ha scritto con questi sposi tutto da solo. Ci sono stati più autori che hanno composto la Bibbia e l'hanno riveduta nei secoli successivi. Sono oltre 70 libri, alcuni scritti prima della venuta di Gesù Cristo, altri dopo. Quelli prima della venuta di Gesù Cristo abbiamo l'Antico Testamento, e quelli dopo di Gesù Cristo, il Nuovo Testamento. E la Bibbia è un libro unico, però, perché il Nuovo Testamento non si può capire senza l'Antico, e nel cammino di fede di ciascuno vi sono tutte le tappe obbligatorie da fare che sono nell'Antico Testamento per poter accedere al Nuovo, a Gesù Cristo, cioè. Quindi vedremo in questo corso biblico le tappe fondamentali del singolo, della comunità attraverso la Bibbia, e vedremo proprio di crescere con questa grande chiave di lettura della nostra storia personale, della storia comunitaria, e questo davvero ci porti a fare passi avanti nella fede, perché il nostro cristianesimo è molto all'acqua di rose, il mio sacerdozio, il nostro sacerdozio, il sacerdozio è molto all'acqua di rose. E ha bisogno solamente di questo, di questa sorgente per poter crescere in spirito, e vi assicuro con la Bibbia non si cresce mai abbastanza. E un aneddoto per comprendere l'importanza della Bibbia: c'era un santo, non ricordo quale, che desiderava di sentire Dio che gli parlava, entrare in contatto con Dio come fosse un dialogo, come una persona. Dio gli fece la grazia di rispondergli e disse però che se lui ricevesse la sua parola così com'è, rimarrebbe schiacciato, morirebbe per la insostenibilità di questa parola, per quanto è più grande della nostra natura umana. Allora Dio cosa ha fatto? Per poterci parlare, Gesù Cristo si è fatto uomo. E nella Bibbia ci ha dato una parola accessibile a noi. La stessa cosa che si fa con i bambini:
nessuno può dare al neonato da mangiare la fiorentina, la bistecca fiorentina. Se lo mangiasse morirebbe. Invece si può dare anche la carne, al neonato però deve essere sotto forma di omogenizzato, altrimenti non la può assimilare. Allora, così Dio ci parla sotto forma di omogenizzato con un cibo che è accessibile a noi. Quando si intende un cibo accessibile, non si intende una fesseria, una stupidaggine, si intende un cibo serio, solido, profondo, adatto alle esigenze, ma accessibile a noi, quindi digeribile, lo possiamo prendere. Vediamo tante cose meravigliose. Ce ne sono veramente tante, nessun catechista della Bibbia potrà dire tutto quello che c'è nella Bibbia. Ci sono diversi livelli di lettura per principianti, per stare più profondi nello spirito, dipende da tante realtà. Quindi che il Signore ci conceda di poter comprendere il meglio possibile per il nostro cammino spirituale. Il fatto che cominciamo dalla Genesi non significa che facciamo un percorso semplicemente storico, perché il nostro cammino di fede è già presente in questo primo libro della Bibbia, è già pronto per noi. Allora, la Bibbia di per sé non comincia al capitolo primo della Genesi, ma comincia al capitolo 12 della Genesi con Abramo. La parte prima di Abramo è posteriore. La Bibbia comincia con la rivelazione che Dio di sua iniziativa ha fatto a noi uomini, cominciando a manifestarsi ad Abramo. Di sua iniziativa, cioè senza che Abramo avesse richiesto, Dio gli si è manifestato e lì qualcuno della terra ha cominciato a conoscere Dio. Guardate, questo è molto importante per quale motivo? Questo fa capire le differenze, per esempio, tra le religioni. Esempio, l'induismo, gli induisti rifiutano di dichiarare la propria come una religione, per loro l'induismo è una filosofia. Non viene da una rivelazione fatta da Dio di se stesso a una persona, ma viene dallo sforzo umano attraverso la ricerca della meditazione, lo yoga, eccetera, eccetera, di salire a Dio con la mente. Quindi non viene dall'alto in basso, ma è uno sforzo dal basso verso l'alto. Risultato che non si può conoscere Dio se Lui non si rivela a noi. Il nostro tentativo di far da soli e di andare molte volte a Lui muore in partenza restando all'esterno di Dio. Di Dio si può conoscere con la nostra capacità intellettiva qualche cosa di Lui, la natura, la bellezza, il creato, eccetera, ma Dio chi è, come la intende e come la pensa, come fatto in se stesso, nessuno lo può conoscere se non quando Lui stesso si rivela. Allora, i primi 11 capitoli della Genesi saranno tutto, chiamiamolo, lo scenario, il palcoscenico dentro il quale si muove la storia del rapporto tra Dio e noi uomini. Questa storia si chiama la storia della salvezza. Ed è molto differente dalla storia che abbiamo studiato tutti quanti a scuola, la storia umana senza Dio, e guardate un po', la nostra storia è quasi la storia delle guerre, perché i grandi capitoli della storia di questo mondo sono quelli, purtroppo. La guerra è una delle cose più brutte che abbiamo inventato noi uomini sul suggerimento dello spirito del male. Allora, questa sera vediamo un pochino questo scenario, questo fatto della creazione, leggeremo qualche pezzetto un po' qua, un po' là,
perché non voglio essere noioso, ma da ambire parti rilevanti. Chi vuole poi leggersi per conto proprio lo fa un altro momento. Allora, cominciamo così. I primi versi della Bibbia. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Questa è un'immagine meravigliosa. Guardate che il modo di parlare del mondo orientale, a differenza del mondo occidentale, la Bibbia è scritta in quel mondo, parlava più per immagini che non per concetti. Lo Spirito di Dio, la parola spirito nell'antica lingua ebraica significava contemporaneamente soffio. Immaginatevi questo soffio di Dio, questo vento che aleggiava sulle acque. Viene creato il mondo. Dio disse sia la luce. La prima cosa che esiste, la prima cosa fatta da Dio fu la luce. Significa che una delle cose più fondamentali in assoluto nell'esperienza umana, sia dal punto di vista della natura, che dal punto di vista soprannaturale è e rimane la luce. Senza la luce dal punto di vista umano, immaginatevi che la corrente vada via di notte, che macello sarebbe. Dal punto di vista soprannaturale, Gesù Cristo, come si è presentato a San Paolo sulle vie di Damasco? Sotto forma di luce. San Paolo non ha visto una sagoma di una persona che gli è apparsa, ha visto una luce potente che lo ha illuminato, l'ha abbagliato e l'ha fatto cascare da cavallo. Che cosa vedono nell'esperienza della premorte le persone che lasciano il corpo, fanno quel tunnel angoscioso e poi vanno nell'altro mondo? Qual è la prima cosa che vedono entrando nell'altro mondo? La luce, una luce bellissima, forte, più intensa di quella del sole, una luce che non abbaglia, non rende ciechi gli occhi, e tutti per intuito sanno che quella luce è Gesù. Allora Dio disse sia la luce. La luce è la prima cosa. La luce cos'è che l'ha causata? Dio disse sia la luce. Se noi andiamo a prendere, ecco un parallelo che può servire a tutti, l'inizio del Vangelo di Giovanni, per favore prendetelo, Giovanni capitolo 1, versetto 1. Capitolo 1, versetto 1. Che cosa dice qua? In principio era il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. Qui dice la parola verbo. Chi conosce il latino sa che verbum verbi, in italiano come si traduce? La parola. Quindi dovrebbe essere meglio tradotto. In principio era la parola. Detto in un modo migliore, era il principio, la P maiuscola, che parla. Dio è il principio che parla. Con la sua parola fa esistere le cose. Dio disse sia la luce. In greco principio si dice archè, l'archetipo.
andate nelle ditte, quelli che fanno i pezzi con lo stampo, no? Magari si fanno 100.000 pezzi, ma tutti dipendono da un solo stampo. Quello stampo è la cosa più importante di tutti, perché da quello stampo viene fuori tutta la produzione. Quello è l'inizio. Il resto, la produzione, è una conseguenza di quello stampo. Lo stampo è l'archè. Quello fa tutto il resto. Dio è l'archè, il principio. Da lui viene fuori tutto. E viene fuori tutto con la parola. Dio per creare non ha bisogno di fare il pregamento. Dio basta che dica le cose che queste si realizzano. Altro esempio. Lettera agli Ebrei, capitolo primo, versetto primo. Cerchiamo anche questo. La lettera agli Ebrei è l'ultima lettera del Nuovo Testamento, poi viene l'Apocalisse. Che dice questa lettera? Trovata? Coraggio, lettera agli Ebrei, capitolo primo, versetto primo, seguente. Allora, Dio, che molte volte in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri, per mezzo di profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito l'era di tutte le cose e mediante il quale ha anche fatto il mondo. Il Figlio è irradiazione della sua gloria ed è impronta della sua sostanza e, questa è la parte importante, tutto sostiene con la sua parola potente. Quindi non solo Dio disse, ma Dio dice. Se Dio smettesse di dire, la luce scomparirebbe. Io esisto, te esisti, noi esistiamo, perché Dio ci sta pronunciando. Dio sta dicendo Marco, Dio sta dicendo Tiziana, Dio sta dicendo Maria Grazia. Se smettesse di pronunciare il nostro nome, Marco e più della bocca, io scomparirei all'istante, morirei sul posto, smetterei di esistere. E così tutti quanti noi, tutto esiste perché sostenuto, creato di continuo dalla potenza della sua parola. Per questo è così importante la creazione. Dio disse la luce, sia la luce. Dio dice, sia la luce. Dio disse 60 anni fa Marco. Dio dice oggi Marco e lo dice nel futuro. Allora, questa creazione ha una tecnica, una modalità. Allora dice, Dio disse sia la luce fu, cominciò a esistere, Dio vide la luce che era una cosa buona, separò la terra dalla luce. Guardate una cosa, quando Dio fa un lavoro, quando lo finisce, lo guarda, oh, è una cosa buona. Qui la maggior parte siete lavoratori. Ecco, se una donna di casa fa le pulizie di casa e la casa viene a specchio, quando hai finito di pulire, la guardi, hai un senso di soddisfazione. Se è fatta bene, se non viene bene, niente soddisfazione. Ma se pulita bene,
ti gusta. E questo senso di soddisfazione è una cosa spontanea, innata. Un operaio fa il suo pezzo sulla fabbrica fatto bene, il pescatore fa una buona pescata, il cuoco cucina un piatto e gli esce fatto bene, tutti, una volta finito il proprio lavoro, uscito bene, visto che quel lavoro è una cosa buona, sperimentano una soddisfazione. Questa soddisfazione dell'oggi ha la radice sulla soddisfazione che Dio creò, che Dio provò quando creò giorno per giorno le cose. Dio vide che era una cosa buona e fu felice di questo. E fu sera, fu mattina, giorno prima. Questa cosa si ripete ogni giorno fino alla creazione dell'uomo. Tutti sappiamo che Dio creò il mondo in 6 giorni e il settimo si riposò. Non il mondo, la terra, l'universo, tutto. Una nota tecnica. Questi spazi di tempo, il giorno, la settimana, il mese, l'anno, che per noi sono scontati, da dove vengono? Cominciamo dal giorno. Da dove viene il giorno? Il sole già dentro la terra, da oggi rovescio, dall'arco delle 24 ore del tempo che ci vuole perché la terra gira intorno al sole. La settimana? Anzi, no, perdono. Il mese, da dove viene? Il mese quanti giorni dura? 30 giorni, 31, 28 febbraio. Da dove viene questo intervallo di tempo? Perché non 20 o non 55? Per la luna. Per fare, si chiama la lunazione, si parte da luna piena, poi si restringe, diventa metà luna, si chiama quarto di luna, poi si restringe ancora, diventa mezzaluna turca, poi scompare, la luna nuova si chiama, poi ricomincia a apparire un pezzettino dall'altra parte, diventa metà e poi diventa nuovamente luna piena. Per fare questo giro di cose, quanti giorni ci mette la luna? Vedete, queste sono le cose che così banali ci viviamo e nessuno lo sa. Ci mette 28 giorni e per fare ogni quarto di luna ci mette 28 diviso 4, una settimana. La settimana è nata dal quarto di luna. Il mese è nato dalla lunazione piena e dura 28 giorni. L'anno ebraico era fatto di 12 mesi di 28 giorni. Poi si sono accorti che sfallava qualche cosa, che di anno in anno non bastavano 12 mesi di 28 giorni per fare un anno, ci mancava qualche giorno ancora. E allora sono stati aggiunti dei giorni, un po' qua, un po' là, nei vari mesi. Febbraio è rimasto con 28, alcuni hanno 30 e alcuni hanno 31, e l'anno è completo. E l'anno, quindi il giro di questi 12 mesi. Allora, i tempi fondamentali del vivere umano, il giorno, la settimana, il mese, l'anno, provengono dalla natura. Sono i tempi segnati dalla natura stessa. Nella Bibbia questi tempi prendono un valore
soprannaturale, perché Dio lavora 6 giorni e il 6° giorno, l'ultimo giorno di lavoro, Dio fa la cosa più grande. Leggiamo la creazione dell'uomo, versetto 26 in poi. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che strilla sulla terra. Poi, versetto 31, Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, 6° giorno. Vi faccio notare queste cose. Allora, il 6° giorno è il giorno della opera più grande, l'uomo. Se l'uomo è la cosa più grande che ha fatto Dio, l'uomo è una realtà positiva o negativa? Il fatto che noi siamo peccatori, delinquenti e disgraziati va a rovinare il fatto che noi siamo figli di Dio? No, noi rimaniamo sempre qualche cosa di meraviglioso, di grande, di importantissimo agli occhi di Dio, la cosa più bella che Dio ha creato. Ciascuno di noi, anche se uno nasce portatore di handicap, o mostriciattolo, deficiente, non so che cosa, è un'opera magnifica di Dio. Rovinata da qualche malattia fisica, mentale, tutte e due messe insieme, ma siamo sempre un'opera magnifica di Dio, l'opera più grande che Lui ha fatto. Il nostro fondo è positivo. Nessuno di noi nasce demonio incarnato, nessuno di noi nasce dittatore carnefice. Nasciamo come creature di Dio, fatti e voluti da Lui, infinitamente positivi. Ripeto, questa realtà non la cancella neanche il peccato, neanche i più tremendi dei peccati. Dio ci ha fatto a sua immagine e somiglianza. Innanzitutto qui Dio, quando parla, parla sempre al plurale. Non dice: adesso faccio l'uomo a mia immagine. Facciamo l'uomo a nostra immagine. Lui dice, nel linguaggio aulico antico, l'autorità suprema parlava plurale per innalzarsi nella gloria. E invece già qui emerge il fatto che Dio non è un solitario in cielo, è una prima impronta della Trinità. Dio parla plurale: facciamo l'uomo a nostra immagine. Allora, immagine che significa? Non è che noi siamo, quando uno guarda una persona guarda Dio, ma significa che se Dio è amore, noi siamo amore. Dio sarà amore con la maiuscola, noi siamo amore con la minuscola. Ma sempre amore siamo. Siamo immagine di Dio. Questa è la nostra natura profonda. Altro è aver distrutto, è alienarsi da questa immagine, dalla nostra identità più profonda. Noi siamo amore perché Dio è amore. Siamo amore perché siamo fatti a sua immagine e somiglianza. E se non amiamo, facciamo una cosa contro natura, contro noi stessi. Allora, guardate come Dio fa l'uomo.
Dio creò l'uomo a sua immagine e creò l'uomo maschio e femmina. L'identità sessuale della persona, quindi, non è una cosa casuale e non è neanche una cosa scelta dalla persona, come oggi il gender vorrebbe sostenere. Il gender vorrebbe sostenere che l'identità sessuale te la scegli da solo. Se sei nato uomo, ma preferisci essere donna, allora diventi donna. Se sei nata donna, ma preferisci essere uomo, allora devi essere uomo. Ti operi, ti tagli qualche cosa, aggiungi un pezzo per là, metti le bocce di plastica, eccetera. Fai qualche cosa che ti fa cambiare apparentemente sesso e bene così. Mentre l'identità sessuale non è soggetta all'arbitrio dell'uomo, è un dato di partenza. Ti viene dato da Dio. Per cui uno non si realizza pensando che cambiando sesso sta meglio. Uno si realizza quando diventa ciò che è: uomo, donna. Gesù Cristo era uomo, la Madonna era donna. Non c'era una via di mezzo. Ma sempre stupito il discorso di un dottore che dice, ma oggi si sostiene che anche dal punto di vista clinico si può fare il cambio di identità sessuale operandosi, tagliando i genitali, cambiando le forme del corpo con interventi chirurgici. Ma dice, è una balla che complica ancora di più la precaria identità sessuale di quella persona, perché per poter cambiare sessualità bisognerebbe cambiare a livello di ogni cellula del corpo umano, che sono miliardi e miliardi e miliardi, la struttura dei cromosomi, che sono XX o XY a seconda se sono maschio o femmina. Non è possibile cambiare questo. Non è possibile cambiare identità sessuale. Il cambio di identità sessuale arbitrario è contro natura. Questo è un principio che va ribadito. Perché è importante questo? Noi lo vediamo col tempo. Abbiamo riempito l'atmosfera di miliardi di tonnellate di anidride carbonica. Abbiamo distrutto il clima e ne paghiamo le conseguenze. Ieri in Sardegna ha piovuto tanto quanto piove in 6 mesi. In poche ore ha piovuto 315 centimetri di acqua, 31,5 centimetri di acqua, l'identico di quanto piove in quella zona in 6 mesi. Mai successo. Stiamo distruggendo la natura, ne paghiamo le conseguenze, adesso stiamo cercando per esempio di cambiare le auto in auto elettriche perché per ridurre a zero le emissioni delle auto, ma poi ci stanno i camion, ma poi ci stanno i grandi camini delle grandi ditte che buttano tonnellate di anidride carbonica nell'atmosfera. Più roviniamo la natura, più sballa tutto quanto. Tanto che è nato il detto che dice che Dio perdona sempre, l'uomo qualche volta, la natura mai. Se fai danno alla natura, lo paghi. Punto e basta. Non esiste alternativa. Se si fa un danno alla natura, piante, aria, quando lo si fa alla natura dell'uomo, qual è il prezzo da pagare? Allora, Dio creò l'uomo maschio e femmina. Quanto è bella questa cosa. L'uomo è il maschio e la femmina. Non è l'uomo il sesso maschile e la femmina un accessorio.
L'uomo è maschio e femmina. La coppia. L'uomo è maschio e femmina. La coppia è l'uomo. Il genere sessuale dall'uomo. È profonda, no, questa cosa. La coppia ha per comando divino: siate fecondi e moltiplicatevi. Ci metto a testimonianza di questa parola l'esperienza della nostra parrocchia, che da quando dal 2004 abbiamo cominciato a pregare per i malati, sono venute tante coppie sterili per qualsiasi motivo, fisico, spirituale o misterioso, non si sa perché, la coppia perfettamente a posto hanno già figli. Con le preghiere sono nati più di 20 bambini, anche in coppie di età molto avanzata. Ho saputo di qualche caso, non successo qui ma da altre parti, di coppie che hanno avuto i figli dopo la menopausa, sempre per miracolo tenuti in preghiera. Per quale motivo? Perché i figli sono un volere esplicito di Dio. Quando si prega, non so, per un malato terminale di tumore, noi non sappiamo se Dio accetta la preghiera per la sua guarigione, perché una malattia è un male, sicuramente non viene da Dio ed è una cosa brutta e deve essere combattuta, compreso col miracolo. Ma se Dio sa che quella persona è pronta per essere presa in paradiso, magari sa che deve passare un periodo brutto della sofferenza, la sofferenza è molto brutta sempre, però sa che dopo quella sofferenza entra in paradiso perché è pronto. Allora la preghiera per la guarigione non ha la certezza di essere esaudita sempre. Dio è sempre guarigione, se non è fisica è guarigione spirituale, ma è sempre guarigione. Nel caso dei bambini, la risposta alla preghiera è già presente. Siate fecondi e moltiplicatevi. Pregare per i figli che non ci sono significa sfondare una porta aperta, perché Dio ha già espresso il suo volere a questo riguardo. E oggi che viviamo un tempo in cui una marea di coppie giovani non hanno figli e non si sa perché, forse c'è un motivo di sottofondo comune a tutte queste mancate nascite. Il motivo è questo: che il diavolo odia i bambini, perché i bambini ricordano al diavolo l'innocenza che lui ha perduto. Gli fa una rabbia infinita al diavolo vedere un bambino sano, bello e innocente. L'ha perduto lui queste cose. Il diavolo non li vuole i bambini, assolutamente. E quante coppie li collaborano pienamente al suo volere. Allora, il concepimento, la vita, i figli sono un volere esplicito di Dio. Se io sacerdote non facessi mai la messa, non battezzassi mai nessuno, non facessi diventare mai nessuno figlio di Dio con la conversione ai sacramenti, che razza di prete sarei? Vivrei male la mia vocazione. Una coppia che si sposa non può avere, non può non avere figli. Tant'è vero che se una coppia si sposasse e marito e moglie si fossero messi d'accordo prima del matrimonio di non volere i figli, quel matrimonio non è valido, perché c'è una truffa nei confronti di Dio per il quale il matrimonio non è valido. Il matrimonio nel quale c'è l'esplicito comando alla procreazione da parte di Dio viene camuffato con questa volontà di non avere figli. Allora non è valido. E anche sul numero dei figli, un figlio massimo due e poi basta. Chi l'ha messa questa regola? Il portafoglio? La crisi economica?
I figli sa Dio quali sono quelli giusti per una famiglia. Padre Pio era famoso perché chiamava la sua famiglia, la famiglia Manelli, la quale ha avuto 21 o 24, mi sbaglio, figli, e tranne uno o due morti piccoli o tutti viventi. Era entusiasta Padre Pio di questa famiglia, e questa famiglia ha dovuto scombattere diverse volte con persone che hanno fatto a loro del male attraverso dei maghi, e Padre Pio è intervenuto per la loro liberazione salvando i figli. Ecco allora come il grande comando della vita: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela. Nella terra non mancano gli alimenti per tutti. Nella terra il problema è che le sue ricchezze sono mal divise. Pochi hanno tantissimo, tutto il resto ha pochissimo per vivere. Se ci fosse una buona distribuzione delle risorse della terra, ha voglia a far nascere bambini. Potremmo essere più miliardi di persone in questo mondo di quelle che siamo. Bene, quando Dio finisce di creare, avete visto che creando la luce, il sole, la terra e le altre cose, lui vide che era una cosa buona e provò la gioia e la soddisfazione di aver creato queste cose. Quando creò l'uomo, non solo fece una cosa buona a Dio, ma lui vide che era una cosa molto buona. Molto buona. Quindi non solo noi siamo una cosa positiva, noi siamo una cosa molto positiva. Noi siamo talmente importanti che si dice che se Gesù Cristo fosse dovuto scendere nel mondo per salvare una sola anima, avrebbe fatto lo stesso. Se Gesù Cristo avesse dovuto andare in croce per salvare una sola anima, non nei miliardi, miliardi, miliardi di persone che hanno calcato questo mondo, che lo calcheranno, ma una sola, avrebbe ripetuto la sua passione lo stesso. Per quanto è importante sui occhi ogni persona. Madre Teresa ha capito bene questo. Quando andava a raccogliere i paria moribondi per i via di Calcutta, guai, erano importantissimi. La società non gli importava niente, perché i paria proprio gli ultimi degli ultimi, se ne muore uno, 10 o 100, basta prendere col carretto, buttarli in una fossa comune perché non creassero qualche malattia, qualche peste con il loro corpo in putrefazione. Ma adesso quando era qui per strada, per carità, un essere umano, un bambino malato, qui c'è la vita, ma come si fa a non tenerne conto, a non rispettarla, a non amarla? La dignità della persona, la grandezza della persona, dove esistono queste cose? Siccome il mondo ha cambiato il valore dalla persona alle cose, allora valgono le cose. Se vale il petrolio, si può pure ammazzare le persone e fare una guerra per conquistare il petrolio, perché quello conta, non contano le persone che perdono la vita per prendere il petrolio. E così per l'oro e così per i soldi. La pazzia del peccato ha fatto ribaltare i valori. L'uomo è il valore, non è il valore il petrolio, non è il valore l'oro, non sono i valori i soldi, è l'uomo. E quello che si critica oggi l'Europa, non è il valore il bilancio a posto. I cittadini europei sono il valore e sono quello a cui l'Europa deve badare, partendo dagli ultimi, da quelli che stanno più male. Allora così, l'uomo, ciascuno di noi, ognuno di noi, è cosa molto buona. Ripeto, questo si vede nella sua massima importanza degli ultimi di questo mondo, disprezzati, messi da parte. Un anziano con tutte le rughe,
schifoso, bavoso, fuori di testa per l'Alzheimer, Parkinson, moribondo, è cosa molto buona. Chi può me ne fregarsene di quello? Chi può spegnere quella vita in anticipo con l'eutanasia per sbarazzarci di quella cosa inutile, perché tanto deve morire? Non si può fare questo ragionamento, perché è cosa molto buona. È un essere umano, la creatura di Dio. Bene, stasera così finiamo. Queste catechesi finiamo sempre alle 10 le vicine, perché non voglio fare lunghi discorsi. Però quello che conta invece è che la parola di Dio ci abbia illuminato su una cosa importante. Allora, questa sera abbiamo visto il quadro iniziale, la creazione di Dio. Dio al sesto giorno fa l'uomo, ce ne manca uno, il settimo giorno, il giorno del riposo. E l'inizio del capitolo 2 ce lo racconta, e lo vedremo la prossima volta con tutte le altre storie conseguenti. Ti preghiamo, Signore, benedici tutti quanti noi. La tua parola non è una parola umana, è parola divina, ed è quel fondamento che Gesù Cristo dice quando, durante la tradizione del deserto, dice che non di solo pane vive l'uomo, di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E che quando ricostruiamo la nostra casa, il nostro io, la nostra famiglia sulla tua parola, questa parola è forte e tiene in piedi tutto quanto, e neanche le disgrazie della vita, i guai, le tentazioni dello spirito del male, le cattiverie umane possono buttar giù chi è costruito sulla tua parola. Scenda sopra tutti per aver ascoltato, e scenda nel profondo del cuore, laddove nessuno può rubarla, la parola del Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.